Corner Approdo, il rotocalco settimanale di informazione di Super J, quest'anno con tante novità, attualità, servizi, inchieste, dibattiti. Vi aspetto con l'Approdo. Il Camerano risorge in trasferta, dove ha già ottenuto 3 successi. L'Elvia Recina invece cade ancora tra le muramiche, dove in questa stagione non riesce a trovare la necessaria continuità. La contesa viene marchiata a fuoco dall'avvio concreto degli uomini di Montenovo, che dopo 19 minuti sono già sul doppio vantaggio. Il resto della sfida ha uno sviluppo quasi monocorde. L'Elvia tiene costantemente il possesso del pallone, ma non trova mai grossi spunti offensivi, anche perché non sempre è precisa in fase di rifinitura. Il Camerano di contro è quasi maniacale nella fase di non possesso, in quanto ad attenzione tattica. Lattanzi in avvio rinuncia al capitano Pietrella, che parte dalla panchina. Formazione tipo invece per il Camerano, che in avanti si affida al tridente offensivo composto da Filippetti, Santoni, Donzelli. Le due squadre si misurano in 30 metri di campo. Più propositivo, almeno in avvio, appare l'Elvia Recina. Arancioni pericolosi al settimo, consolidato lo schema su azione d'angolo, battuta di Midei, girata di Ballini. La sfera però è alta. Al nono arriva la risposta del Camerano. Delizioso il piazzato di Michele Santoni dalla distanza. Rocchi è immobile, la palla però è larga. E il preludio al vantaggio ospite, 2 minuti più tardi. Letale la ripartenza del Camerano. Pulzonetti per Mattia Santoni, che si accentra e scarica un sinistro potente che non dà scampo a Rocchi. La formazione di Montenovo confeziona quasi subito il raddoppio. Al 19esimo Donzelli trasforma un penalty che alimenta più di una perplessità per il contatto fisico tra lo stesso attaccante dorico e Ballini. L'1-2 terrificante mina in parte le certezze dell'Elvia Recina, che in ogni caso prova a tenere alti i ritmi. Al 34esimo locali al tiro con la percussione centrale di Francioni. Verdicchio blocca a terra. Al 41esimo ci prova Romaschi con un colpo di testa in controtempo. Verdicchio non ha problemi nella presa. Al rientro dalla pausa Lattanzi rivoluziona la squadra. Fuori Mengoni di Stefano, dentro Pietrella e Crocioni. L'Elvia spinge, al nono è reattivo nel dire di no il portiere ospite all'inzuccata di Di Crescenzo. Sull'angolo seguente Midei disegna un tiro cross che bacia la parte alta della traversa. La formazione di casa attacca senza soluzione di continuità, anche se gli spazi sono intasati con il Camerano che ha 10 uomini costantemente dietro la linea della palla. Serve un guizzo all'Elvia per rientrare in corsa. Quello che manca a Rocci al 28esimo da poco in campo, in ritardo per la correzione sotto misura. Le speranze arancioni si affievoliscono definitivamente al 31esimo. Ballini infatti rimedia il secondo giallo e i locali restano in 10. Con ampie praterie a disposizione il Camerano alla palla del 3-0 al 34esimo, ma Filippetti spara sul fondo. Tris è sfiorato anche da Donzelli al 38esimo. Conclusione larga, ma è questione di un attimo visto che al 40esimo il Camerano chiude definitivamente i conti con l'iniziativa personale di Defendi. Scorrono i titoli di coda sul confronto della vittoria, che rilancia le quotazioni del Camerano. L'Elvia, al contrario, dovrà ritrovarsi ancora una volta lontano da casa, dove ha sempre fatto bene in questa stagione.